prima è l'aliquota IMU, che è pari al 4 per 1000 ed è l'aliquota base. Poi il comune può, nella sua potestà, variare questa aliquota portandola al 6 per 1000 oppure ridurla fino al 2 per 1000. Seconda agevolazione è la detrazione fissa, 200 euro per nucleo familiare, poi diremo anche qualcosa sul nucleo familiare. Terza agevolazione è il numero di figli conviventi, non a carico, attenzione, ma conviventi con i possessori dell'immobile. E qua viene riconosciuta un'ulteriore detrazione di 50 euro su base annua per ogni figlio fino a 26 anni di età. E per un... 21 aprile, Comune di Procida, assemblea pubblica di Insieme per Procida. Qual è l'argomento? L'argomento è l'IMU e quanto peserà questa nuova tassa nelle tasche dei procidani. Con noi Giovanni Villani, che ha fatto un'esposizione completa e dettagliata. Allora Giovanni, due punti importanti di questa IMU che pensi possano pesare particolarmente nelle tasche dei procidani. Ma assolutamente, l'imposta così come è stata concepita, se non viene manomessa dal comune, che pure ha il potere di farlo, è un vero e proprio salasso. Basti pensare che sull'IMU, sugli altri immobili, a Procida rischiamo di avere un aumento da più 74% a più 143%. Se poi in questo contesto il comune, in particolare quello di Procida ovviamente, ritenesse di voler aggravare l'applicazione delle aliquote base, ecco che la situazione sarebbe assolutamente insostenibile. Ecco, tradotto in soldoni, una famiglia che di quattro persone con una casa di 100 metri quadri, prima casa, con tutte le detrazioni, quanto andrebbe a pagare? Ecco, partendo da quello che è il minimo imposto dalla legge, 4 per 1000, più il 2 se arriva al 6 e meno il 2 se arriva al 2. Dunque, in questa ipotesi base noi abbiamo stimato che l'IMU da pagarsi per la prima casa sia di 372 euro, se l'aliquota base è 0,4. Ecco che se invece l'aliquota base sale allo 0,6, che è quella massima, i 372 diventano 708 euro. Quando noi pensiamo che sulla prima casa e le sue pertinenze lo scorso anno l'ICI non si pagava. Invece per gli altri fabbricati, sempre in questa condizione standard, ecco che l'IMU nella sua versione base significa pagare 1.300 euro e può arrivare fino a 1.800 euro con un'aliquota portata al 10,6 per 1.000, che è il massimo. Un particolare che ho ascoltato nella tua relazione riguarda la titolarità e presenza all'interno dell'immobile soggetto ad IMU, cosa che può interessare un certo numero di famiglie che su Procida hanno la residenza ma non un domicilio. Ecco, se puoi essere preciso. Sì, certo, no, perché per godere delle agevolazioni dell'abitazione principale bisogna risiedere anagraficamente, nella fattispecie nel comune di Procida, e dimorarvi abitualmente, quindi devono coesistere entrambe queste condizioni. Allora, dicevo nella mia relazione che ci sono tante famiglie di Napoli che risultano risiedere anagraficamente a Procida, ma che di fatto non vi dimorano altrettanto, voglio dire, abitualmente. E quindi in questo caso queste fattispecie si trovano a vedersi applicata l'IMU nella versione peggiorativa, cioè essere considerate queste abitazioni altri immobili diversi da quelli principali. Della serie, mentre prima con la vecchia ICI bastava dimostrare il pagamento dell'immondizia, diciamo, per accedere alle agevolazioni, oggi non è più così. Assolutamente, voglio dire, assolutamente. Ecco che assume maggior rilievo il potere di controllo che il comune, la casa comunale, dovrà esercitare. Perché nella normativa IMU, nonostante la sua pesantezza, voglio dire, e la sua insopportabilità, che rischiano di farla diventare l'imposta più odiata, voglio dire, c'è anche un altro aspetto da considerare, che il comune ha la potestà di regolamentare tutte queste cose.
peggiorando la situazione ulteriormente, ovvero migliorandola. E in questo contesto ecco che può disciplinare il potere di controllo rispetto a questa fattispecie, come può gestire anche l'aspetto dell'accertamento e della riscossione dell'IMU che competono in questo caso al comune. Allora, un'altra cosa che non mi sono, le spese da ridurre, perché qual è il motivo che procita a tanti vigili urbani? Che, visto che dobbiamo ridurre le spese, questi famosi vigili, cioè non ce l'ho con questi ragazzi, per quale motivo noi ci dobbiamo assumere? Stanno i vigili urbani, previsto? Ok, perché si stanno andando a vigili ancora? Che fare? Perché dobbiamo tenere tutti questi poliziotti, se altri paesi non ce l'hanno? Stanno un guaiato di debiti, dobbiamo tenere, e questo non la, mi meraviglia, non è stato previsto come riduzione della spesa. Può darsi che dica una fesseria, però la domanda non la può. Era stato detto questo aspetto da Dino, però... Dino Ambrosino, capogruppo di Insieme per Procida, assemblea pubblica. Un resoconto di quello che si è discusso di IMU e di tasse, tanto per cambiare. Beh, il resoconto e il messaggio è semplice, noi proponiamo, diciamo, e lo proporremo nel prossimo Consiglio Comunale, delle ipotesi di tagli alle spese per scongiurare l'aumento dell'IMU, che già di per sé, già nella sua versione base prevista dal governo, costituisce una mazzata per i cittadini. Quindi per scongiurare il rischio che sia veramente troppo esoso, dobbiamo iniziare già da oggi a tagliare alcune spese, prima tra tutti quella delle indennità di carica dei nostri amministratori. Oltre questo, il sindaco spesso vi accusa tramite manifesto o altri organi di stampa di fare demagogia, di non tenere a cuore le sorti del paese e soprattutto di non fare proposte. Ne abbiamo sentita una, durante l'assemblea ne avete fatte delle altre, se ne puoi riassumere tre. Allora, innanzitutto un riferimento al sindaco, spesso ci accusa di non fare proposte, poi in questa occasione in cui abbiamo messo nero su bianco la nostra richiesta di sottoporre al Consiglio Comunale delle proposte, hanno lasciato passare un mese e mezzo, quindi è una contraddizione. Se voleva ascoltare le nostre proposte in tempo reale, il 17, quindi un giorno dopo la nostra richiesta, avrebbe potuto convocare il Consiglio Comunale. Relativamente al taglio alle spese, noi dobbiamo far capire ai procidani che questo deve essere un anno di austerità, quindi chiediamo, abbiamo detto, la riduzione delle indennità degli amministratori, per dare l'esempio, la rinuncia del gettone di presenza dei consiglieri comunali. Chiediamo che il Consiglio Comunale decida di sciogliere tutti i contratti di fitto con i privati, quindi lasciare le aree di sosta che sono state ricavate dai terreni presi dai privati, e poi proponiamo anche dei tagli sul settore turistico e culturale. I 140.000 euro spesi l'anno scorso per questo genere di iniziativa sono un qualcosa che non ci possiamo permettere nel 2012.